per noi, Graziella. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ai ai ai, posto rasoio, quindi piccola penitenza da pagare, però poi ci rifaremo con un argomento libero, a nostra scelta. La penitenza però si tratta di sponsorizzare il comune avversario, quindi Castello di Montegiardino. Bene, che dire, sponsorizziamo Montegiardino in questo modo: dopo essere stati a Grissana Morandi potete visitare Montegiardino. Perfetto. E oggi e ora in questa giornata avversa parliamo dei borghi storici. Mauro, borghi storici. Ma sì, il nostro comune Grissana Morandi è caratterizzato certamente da molti borghi storici che risalgono all'epoca medievale, quindi parliamo del 1300-1400, sicuramente tutta la parte del Crinale, quindi Tudiano, Veggio, lo stesso Grissana, Stanco, Tavernola e in particolare Campolo con il punto di riferimento della scuola, sicuramente rappresentano questa storia medievale che risale anche a conflitti chiaramente tra i Guelfi e i Ghibellini. Qua esistevano, facevano riferimento anche al conti dei Panico, che ovviamente erano ghibellini, e quindi chiaramente c'era il conflitto con i Guelfi. Credo che questi borghi rappresentino in un ambiente anche territorialmente ancora molto pulito dei punti di riferimento per il turismo. Credo che vada fatto riferimento a questi aspetti anche strutturali che risalgono al Medioevo. Sicuramente come punti di riferimento importanti sono quelli che dicevo, la scuola con una struttura che è un occhiello al nostro territorio. Tavernola è stato comune fino all'Ottocento, quindi un fatto importante, poi dopo è divenuto Grissana Morandi, come diceva il sindaco prima. Queste testimonianze chiaramente sono un elemento che possono essere valorizzato in questo contesto proprio anche ai fini turistici e di richiamo del nostro territorio. Benissimo, grazie. Vi invitiamo quindi, chi ci segue, a visitare anche questa ricchezza storica, sempre qui a Grissana Morandi. Eccoci qua da Montegiardino, che meraviglia, sembra di essere la primavera, Marto, un'ambientazione bellissima. Siamo pronti a tirare i dadi. Siamo, dai, via, che dobbiamo battere Grissana Morandi. Abbiamo fatto 4. Allora, 4, andiamo 1, 2, 3, 4, casella matriosca. Abbiamo la fortuna praticamente che ci fa andare avanti di altre 4 caselle. 1, 2, 3, 4, alta matriosca, andiamo avanti di 4. 1, 2, 3, 4, andiamo alla 22. Casella 22, che ci dice? Dialetto romagnolo. Eh beh, qua giochiamo in casa, eh. Sì. Prima attestazione, sonetto romagnolo di Bernardino Ciatti, 1502, Ravenna. Eh beh, il dialetto romagnolo, qua diciamo siamo in Romagna poi alla fine, vero? San Marino non sta a sé. Cosa possiamo dire sul dialetto? Cosa c'entra il dialetto con... Beh, il dialetto fa parte della nostra cultura, la cultura è importantissima, e a Montegiardino abbiamo una sede dell'università. Addirittura? Sì. Il nostro castello si anima in diversi periodi dell'anno di tanti ragazzi che vengono da fuori e alloggiano nel campus universitario. Sono delle bellissime case restaurate all'interno del castello, e quindi abbiamo questa splendida possibilità per i ragazzi, sia sammarinesi che non, naturalmente. Ecco, chi abbiamo che può parlare dell'università? Abbiamo la Giovanna, che casualmente è qua che ci aspetta. Vieni, Giovanna! Non vedeva l'ora, è qua da stamattina alle 7:15, dice devo parlare dell'università. Buongiorno, Giovanna, innanzitutto, diciamo, che cosa ti occupi tu all'università? Io mi occupo di amministrazione, contabilità, personale, acquisti, quindi sono un operatore amministrativo. Certo, ecco, questa università che importanza ha per San Marino? Ah, un'importanza. Dillo pure a casa, guarda che ci stanno guardando. Ha una importanza, cioè è importante perché a Montegiardino appunto c'è questo Dipartimento di Economia e Tecnologia dove si svolgono 3 corsi di laurea, di cui uno in Economia e Gestione delle Imprese, uno in Disegno Industriale e uno in Ingegneria Civile, di cui il Disegno Industriale, le lezioni si svolgono a Santa Chiara, all'antico monastero di Santa Chiara in città,
e ingegneria civile nella sede dell'ex tribunale. Inoltre si svolge anche il master internazionale in strategie delle pianificazioni delle organizzazioni degli eventi sportivi, che è la preparazione per manager sportivi, e quindi sono tutti ragazzi laureati che vengono da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero, addirittura è venuto un ragazzo dal Giappone, dalla Grecia, e questi ragazzi vivono per quasi sei mesi, 4-6 mesi qui a Montegiardino, quindi si integrano all'interno del nostro castello, perché anch'io abito qui in questo bellissimo castello. E inoltre abbiamo il dottorato di ricerca in economia e gestione economia. Ecco, è finito il tempo, però ci sarebbe tanto da dire sull'università. Silvia, a te la linea. A noi la linea e a Graziella i dadi. 3, 1, 2, 3. Il Sangiovese contiene il carattere dei romagnoli, franco, esuberante, schietto, robusto, ospitale, nello stesso tempo ruvido all'esterno ma sincero e delicato all'interno. Quindi Sangiovese... Gastronomia. Gastronomia, parliamo di quella tipica di Grissana Morandi, dando la parola a Cinzia. Grazie, buongiorno a tutti. Vi vogliamo far vedere questo nostro tavolo imbandito con i prodotti tipici della nostra gastronomia, che chiaramente riprendono quella prettamente emiliana. Abbiamo i nostri tortelloni, i nostri tortellini, le tagliatelle, e il piatto più caratteristico del nostro territorio sono gli stianconi, conditi con un ragù di cipolle e pomodoro. Abbiamo i prodotti del sottobosco, che sono funghi e tartufi raccolti qua nel nostro territorio. Abbiamo dei bellissimi piatti di arrosto e umidi, che sono fatti prevalentemente con la cacciagione. E vi vorrei ricordare che nel nostro Appennino ci sono i cervi più belli d'Europa, e questo non è poco. Abbiamo i dolci, le mistocche, che sono anche questi prodotti nostri, i castagnacci, e prodotto nostro tipico sono gli zuccherini montanari, che qua nel nostro territorio li trovate in ogni punto, nei nostri negozi, che sono prettamente a gestione familiare, quindi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Bene, quindi buon gustai di tutta Italia, votate Grissana Morandi inviando l'SMS al 331-321-8945 oppure sul sito internet della Matrioska, www.lamatrioska.it, cliccate sotto Grissana Morandi, perché anche per la gola. Cliccate sotto Grissana Morandi e soprattutto visitate il nostro territorio, visitate i nostri esercizi commerciali e godete assieme a noi di queste prelibatezze, che sono veramente, veramente uniche. Eccoci qua dal castello di Montegiardino. Tra l'altro stiamo aspettando un evento importante, Marta, perché sta arrivando la nazionale di Under 21 tedesca. So che fra un po' ci dovrai lasciare, forse. Sì, stiamo aspettando la nazionale Under 21, campione d'Europa in carica. Bene, ecco qua gli eventi si susseguono come si sussegue il tiro dei dadi. Forza, via, abbiamo fatto 7, quindi andiamo direttamente alla casella 29. Allora, argomento. La Sdora, dal carattere forte, robusto, schietto e sincero, l'unica e sola reggitrice della casa. Bene, Manuela. Presenterà... Io sono qua di fianco alla Manuela. Che ci presenti, Manuela? Io so che c'è una cosa importante per quanto riguarda questa casella, vero? Sicuramente è il Presepe Vivente, un evento importantissimo per il nostro castello. E la Sdora, questa è una casella abbastanza difficile, ma non impossibile. La Sdora è la regina della casa e, come disse San Bernardo da Chiaravalle, tu sei la regina della misericordia e io sono il più umile dei tuoi servi e tu sei la più grande e misericordiosa. Detto questo, appunto, non si può non introdurre il Presepe Vivente. Una poetessa, il Presepe Vivente. Quindi abbiamo chi? Colui che ha organizzato tutto questo presepe? Esatto, è Italo Righi. Italo Righi, vieni avanti, vieni, accomodati, perché un evento... Ciao Italo! Ciao, ti facciamo passare in mezzo, accomodati pure. Presepe Vivente, è stata una tua ideazione, io lo so, vero? L'hai ideato tu tanti anni fa, vero? Come ti è nata? Sì. Quest'idea è nata nel 1996 in una riunione del Consiglio Pastorale di cui io facevo parte, e lui si è pensato di fare questa manifestazione per cercare di portare persone a Montegiardino e far conoscere questo castello, che per tutti i montegiardini, diciamo così,
vicini a questo castello e vogliamo tanto bene che abbiamo piacere di farlo conoscere e di portare sempre più persone. Ecco, ti chiedo una cosa, la caratteristica di questo presepe che tu mi raccontavi prima è proprio quella che vede coinvolti praticamente tutti gli abitanti del posto, il bambino compreso, vero? Sì, noi ci sono circa 80 figuranti che partecipano ogni edizione e la particolarità di questo, di questa manifestazione è che ogni anno è il bambino Gesù è il bambino più piccolo che è nato in quell'anno. Quindi so che qua a Montegiardino date anche incentivi appunto per, diciamo, far sì che le nascite avvengano proprio nel periodo natalizio, vero? Sì, quindi proprio calcolato è tutto. Non è proprio così, però un invito alle coppie giovani lo facciamo volentieri. Lo fate volentieri, esattamente. Quindi la rappresentazione, diciamo le date naturalmente sotto il periodo natalizio. Allora sono il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, e il 6 gennaio. Italo, ti ringrazio, noi facciamo l'invito, vero Montegiardino, a venire a Montegiardino appunto sempre tutto l'anno. Grazie.